Sarà sospesa per alcuni giorni la zona a traffico limitato a Lanciano dal pomeriggio del 23 dicembre alla mattina del 26. Lo ha disposto l'assessore alla mobilità e traffico Francesca Caporale con apposita ordinanza. Un provvedimento, dice l'assessore, per andare incontro alle richieste dei cittadini. E intanto è stato pubblicato il nuovo bando per nuove attività in centro storico. Siamo andati incontro alle esigenze dei cittadini che negli ultimi tempi avevano fatto questa richiesta. L'apertura a partire dalla Squilla, che per i lancianesi è una festività importante, così come la Vigilia e il Natale, l'abbiamo ritenuta opportuna così da permettere un transito più agevolato comunque per il raggiungimento delle case dei propri familiari. La ZTL, ricordiamo, è qualcosa che va a tutelare appunto quelli che sono le nostre caratteristiche. Ricordiamo che Lanciano dopo l'Aquila è il secondo centro storico più grande d'Abruzzo e su questo noi vogliamo puntare sia da un punto di vista turistico, che sia non soltanto quello religioso ma quello culturale in generale, ma anche da un punto di vista commerciale. Ricordiamo gli eventi del Giovedì del Gusto, che hanno visto i centri storici completamente chiusi e pieni di persone, che hanno unito la cultura all'enogastronomia. Quindi la volontà dell'amministrazione è comunque questa, quella di continuare su un percorso che vada a valorizzare e tutelare. Ne è un esempio il fatto che nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per i fondi perduti per l'apertura di nuove attività nei centri storici, quindi comunque la rivalutazione e la valorizzazione del nostro centro storico per noi è fondamentale e continueremo lungo questa strada.